Ciao Michele, siamo a questa nuova puntata di A Tutto a Birra. Perfetto Armando, siamo al ristorante Antipasteria e Pizzeria Amore Mio, che si trova a Catena di Quarrata, quindi anche un punto molto interessante visto che siamo vicino a Pistoia, vicino a Prato, insomma un punto molto particolare. Che mangiamo? Ecco, bravo. Che mangiamo? Cosa mangi te? Perché ti sei fatto portare due pizze. Non sono tutte due mie, però sono due ottime pizze. Abbiamo questa con cipolla rossa e pancetta toscana, ottima, bianca, sembra veramente uno spettacolo. Senti, a vederla qui dallo studio mi sembra anche una bella presentazione e delle porzioni anche abbondanti. Molto, infatti la pizza è molto grande, è servita su un ottimo tagliere e abbiamo tutto accompagnato da una birra. Ecco perché la rubrica poi si chiama Tutta Birra. Tutta Birra. Ed è una birra nata da poco, mi diceva. Sì. Puoi anche riprendere il nostro... Ecco perché sei in compagnia del, certo, del tuo padrone di casa in questo momento. Il nostro padrone che ci ospita, diciamo. Buonasera. Buonasera. Dici un po' di questa birra. È una, un nuovo birrificio, si chiama Birrificio Badalà, è un birrificio di Montemurlo, che fa delle ottime birre e ti ho proposto questa birra che a me sembra veramente buona. Ottima, l'abbiamo già assaggiata, la fumata sembra davvero, davvero con buona. Con malti affumicati, è molto buona. Molto, molto, diciamo, si presta benissimo, insomma. Sì. Si presta benissimo. E descrivimi tu un po' questa pizza, che io magari sono stato allora, un pochino questa più... Questa è una pizza con pancetta toscana e sono cipolle cotte nel vino rosso. Ecco, vedi, sono cipolle particolari, sì. Sì. E quindi stiamo cercando anche di sviluppare quella che è la pizzeria, portandola anche un pochino più ai prodotti locali toscani. Certo, cerchiamo di rimanere sul toscano perché in Toscana abbiamo delle cose ottime, quindi sì, siamo uno dei, diciamo, forse la regione più rappresentativa in questo. Sì. E invece questa è la nostra pizza Amore Mio, che è sempre con pancetta toscana, funghi porcini ed olio tartufato. Ecco, questo odore molto particolare, insomma, era proprio questo, insomma. Senti, una domanda, perché il locale mi sembra che sia anche che si presti facilità di parcheggio sulla strada di comunicazione. Molto semplice anche. E poi, a parte queste pizze da degustazione, ma è anche strutturato per ricevere piccole comitive, feste di compleanno. Infatti, ottimo proprio per passare una buona serata e mangiarsi una grande pizza. Ecco, quindi è una delle tante scommesse riuscite dell'enogastronomia pistoiese, Michele. Finalmente, insomma, cerchiamo di promuovere questa zona che magari è rimasta un po' nell'ombra rispetto alle altre, tipo Firenze, insomma, e tutto il resto. Cerchiamo di proporre qualcosa di territoriale, diciamo. Bene, ci sono due problemi fisici, Michele: la birra che si riscalda, la pizza che si raffredda. Quindi io ti lascio, buon appetito e a tutta birra. A tutta ciao birra. Michele. Ciao.